oggi impariamo a scrivere le ali. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di coreografia. Continuiamo la nostra bellissima icona dell'Arcangelo Gabriele e soffermiamoci oggi sulla costruzione grafica delle ali. Le ali degli arcangeli e degli angeli vanno sempre incontro alla stessa modalità di grafica. Quindi adesso ci spostiamo sul piano da lavoro e andiamo a imparare come si fa. Oggi attenzioneremo la scrittura delle ali. Anche per le ali vale lo stesso discorso della camigliatura, cioè lo schema di formazione delle ali, di scrittura delle ali, è sempre lo stesso, dato da sovrapposizioni tonali e da assist che definiscono poi i vari spazi. Naturalmente possono variare leggermente le forme delle ali, ma in generale, visto un angelo, visti tutti. Farò passo passo con voi l'ala che si trova alla mia sinistra, quindi l'ala destra dell'angelo, e poi mi vedrete più velocemente sull'ala sinistra, perché una volta compreso l'immissione sull'ala destra sarà molto più semplice andare sulla sinistra. Cominciamo subito, prepariamo la tavolozza, abbiamo il nostro uovo, abbiamo i nostri pigmenti e prendiamo un pennello. In questo momento prenderò un pennello numero 8 tondo, quindi nulla di particolare, e andrò a creare un colore che sia fatto con del terra di siena bruciato. Io in questo caso agirò come se qui non ci fosse del colore, perché è un terra di siena bruciato, ma è un terra di siena bruciato un po' sfalsato perché manca del rosso, quindi una punta di rosso. E abbiamo il nostro colore, pezzetta onnipresente, mi raccomando, quindi qualche goccia di uovo e misceliamo bene. E adesso ripasso su tutta l'ala. Vi ricordo, come in tutte le tempere, di non passare mai a spennellare su dove siete passati di recente, perché sennò vi portereste via il tutto. Quindi, tutt'al più, adagiate a pozzanghera. Prendiamo un bel bruno, non un nero, un bruno. Quindi aggiungiamo un po' di uovo e aceto. E un goccio d'acqua. Adesso ripassiamo su tutto il bordo. Facendo spandere abbastanza il colore. E nella parte più centrale diamo una scurita. Senza essere troppo precisi, prototipo lo trovate sulla pagina Facebook di Arte per te, le icone prototipi. Adesso ci occorre far asciugare un po'. Nel frattempo io, nello stesso medesimo modo, porto avanti l'altra ala. Adesso prendiamo
prendiamo un pennellino sottile, io prendo uno 00 e preleviamo anche un po' di giallo, verso un po' di uovo e comincio a tracciare gli assist guida che stanno in alto alle ali. Le ali sono contornate sempre da una sorta di filino che percorre parallelamente la parte superiore dell'ala, da cui poi scendono ad arco i vari lineamenti che determineranno quindi la separazione del piumaggio dell'ala. E comincio. Questa tipologia di linee non è morbida, ma è data da una parte centrale che è veramente retta, così. Una linea retta e poi una linea che, partendo da questa retta, segua un po' la curva dell'ala, prima nella sua parte superiore, così, e naturalmente anche nella sua parte laterale verso il retro del corpo, così. Sistemo la campitura di colore e faccio in modo che prenda esattamente lo spessore e la forma che io desidero, anche se poi tornerò, questo è solamente il primo passaggio su cui ancora dovrò tornare e ancora ritornare. Intanto definiamo i campi dell'ala. Da qui, un po' più in basso, parte un'altra linea . Voi non la vedrete mai, ritento sarò più fortunata, ok. Che ricalca parallela la guida di quella precedente, la direzione di quella precedente. Voilà, però in basso, più in basso. Da questa a raggiera si dirimono invece tutti i piumaggi, quindi 1, 2, 3, ovviamente in questo momento rimango grossolana perché voglio soltanto dividere gli spazi, rendermi conto dove voglio arrivare con, non avendo più lo spolvero da seguire, devo un po' ricopiare, cosa che non si dovrebbe nelle icone, però questa è un'esigenza dettata dalla fattispecie. Qui è solo una questione di osservazione, dovete vedere dove sono le linee nel vostro spolvero o nel vostro prototipo e riportarle in loco. Ora con il bruno definisco invece la parte inferiore, quindi sto tracciando, vedete, un po' i piumaggi. Li ripasso così li vedete meglio. Uno. A disegnare un pochettino, a collocare quelle che sono le tracce delle piume più evidenti, riprendendo il Terra di Siena, definisco gli ambiti di queste piume. E allora cosa faccio? Entro negli assist che avevo dato prima, ci passo sopra, quindi ne restringo la grandezza, scendo fino alla parte inferiore della piuma, quindi prendo il bruno e completo la piuma, prendo di nuovo il chiaro e mi inserisco tratteggiando delle linee che fuoriescano un po' dalla piuma
E così ho ridefinito totalmente quelli che sono gli ambiti delle mie piume. E completo tutto dando nuovi spazi e nuovi volumi. Ovviamente molta traccia di questo giallo si perderà, ma si deve perdere perché è dato in maniera troppo evidente. Io l'ho dato semplicemente per dividermi gli spazi. Poi ripasserò con maggiore garbo gli assist, che comunque, come sapete, sono l'ultimo tocco. I colpi di luce vanno dati alla fine, qua li ho dati all'inizio semplicemente appunto perché, non avendo più riferimenti, dovevo in qualche maniera raccapezzarmi su questa icona. Definisco meglio anche queste parti che avevo abbozzato ma che adesso devo accordare con il resto. Queste righe così chiare non possono esistere, devo sporcare anche gli spazi tra le piume definite e il piumaggio indefinito, perché l'ala è fatta di piume definite e piumaggi invece indefiniti, quindi campiture un po' ampie, e quindi passo su tutto però sempre seguendo l'andamento arcuato che ho dato all'ala. Quindi stringo gli assist il più possibile, ne lascio solo qualche accenno che funga da guida poi quando devo riprendere il lavoro, e di tanto in tanto sporco con un po' di brunolo o qualche pennellata, non a creare chiaroscuro, ci mancherebbe, ma semplicemente a fondere i due colori insieme per dare al colore maggiore profondità, maggiore spessore. Ok, guardate già come il piumaggio sta venendo fuori, no? Questi micro colpi di luce adesso non hanno più quell'effetto così tanto marcato da accentrare l'attenzione, ma nello stesso tempo movimentano il tutto e lo rendono in qualche modo più naturale. Inserisco tutto il piumaggio anche nelle piume accennate, perché qui sono tutte una accanto all'altra, vi faccio vedere il prototipo, mentre poi in alcuni punti c'è qualche piuma data così, lasciata molto casuale sull'ala, e le continuo esattamente nello stesso medesimo modo. Per creare un terzo tono aggiungo un po' di giallo alla mia miscellanea di terra di siena bruciata, in modo da dare un ulteriore movimento alla parte inferiore dell'ala e quindi creare una sorta di continuità cromatica, ma anche di sfumatura, no? Che non sia però una vera e propria sfumatura. Da questa parte invece è tutto più scuro e io comincio a dare questa sorta di rigatura scura, che comunque come tono è un po' sfalsato, perché qui più che il bruno dovrò usare il nero, ma intanto scaldo il tutto con il bruno e preparo all'immissione delle tinte future. Nel frattempo questa parte qui la lascio asciugare, perché poi dovrò abbondantemente ritornarci. Guardate come si è assestata invece la parte superiore, ancora qui è bagnato, vedete questa chiazza nera perché è totalmente bagnato. Bene, continuiamo. A questo punto occorre prendere del nero. Partirò sempre dallo scuro per far uscire via via i chiari, ricordatevelo sempre. Uovo. E anche in questa parte vado a definire le ali. Possiamo essere un po' più liberi perché l'icona è meno definita, e poi man mano fare scendere il piumaggio
via via sempre più lungo. Come al solito sto soltanto abbozzando gli spazi. Ok, fatto questo, devo riempire con il colore. Faccio una linea di contorno sottilissima. Ok. Una mezzaluna sovrastante e tra quella e la base tante lineette una accanto all'altra che simulino un po' una campitura di colore. E così faccio per tutte le piume che ho fatto prima. Tutto questo che voi non vedete bene, se vi ricordate le prime lezioni, tornerà ad essere veramente evidente al passaggio del semplice uovo con aceto, che fungerà un po' da verniciatura primaria. Prendiamo adesso del bianco, misceliamo con un po' di uovetto e andiamo a tratteggiare le ali che sono proprio dopo queste che finiscono col nero e queste sono un bianco sporco. Una per una tratteggiamo le nostre ali bianche. Mi serve una fila di nero che dovrò sporcare pesantemente con il bianco. Faccio direttamente tutta nera la luccia, tutta nera la piuma qui, e devo lasciare asciugare completamente. Fatta asciugare quindi le alette inferiori, prendo un po' di bianco e piano piano ripasso sul nero a creare una sorta di ala grigia che stacchi appunto dalla precedente proprio per cromia. Fatto ciò, continuo a riempire tutta la mia ala con tutta la varietà di colori esistente e sto sempre attenta a formare quindi la base con il nero e poi schiarire quello che metto con i toni del grigio o del terra di siena bruciato. Insomma, sto attenta a seguire anche le indicazioni del mio prototipo, quindi guardate come creo tutto il piumaggio di qui innanzi, ma avete capito più o meno come farlo nascere, quindi colore scuro su cui poi va il colore chiaro, su cui poi va il colore scuro e via discorrendo. Il gioco delle sovrapposizioni è sempre molto presente nelle icone. Perfetto, piano piano aggiustiamo tutte le ali. L'importante è che le ali non siano a campiture piene, ma siano date da questi colpetti. Prendo adesso un po' di ocra giallo e lo mischio al colore di fondo dell'ala. Quindi mi creo un terra di siena bruciato mischiato con un po' di ocra giallo, perché il prototipo richiede questo tipo di intermezzo tra un'ala e l'altra, quindi do un fondo così, con questo colore un po' più acido, un po' più rancido, sempre a mo' di piumaggio, e su questo strutturo le future righe di piuma. Quindi vedete che è l'orma di quelle che ho dato sotto, da spessore, da profondità, più questo si sovrappone, quindi tutto fa gioco di sovrapposizioni e spessori cromatici e materici, perché poi la piuma da questo bianco piano piano arriverà a questo colore. E a tal proposito cominciamo ad inserirne un pochino anche nella parte centrale, vedete qui di dove
e dove sono più in ombra le nostre piume. Ok? E leggermente qualche linea impercettibile anche nella parte superiore. Questo antichizza un po' il colore stesso dell'icona, rendendo il bianco meno esacerbato, diciamo così. Adesso vi allontano perché le prossime ali saranno date solamente da nero e questo colore, e solamente a volte qualche altro tocchetto di bianco. Quindi cominciamo. Di concludere dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qua però con il nero assoluto. E allora prendo un po' di nero, un pizzico di blu e un pizzico di bruno, con cui sporcherò a mia volta il nero, perché il nero, se voglio intensificarlo in cromia, devo anche arricchirlo di altri colori. Potrei mettere anche il rosso, però per questa volta no, preferisco solamente colori più freddi. Ok, prendo il mio pennellino, traccio la mia linea e tiro su. Benissimo. Dopo aver ripreso tutte le piume, adesso dobbiamo movimentare maggiormente il tutto, quindi stemperiamo un po' di nero nel colore di fondo, che è il terra di Siena bruciato, creando un terra di Siena bruciato leggermente più scuro, e così diamo qualche passata striando il nostro pennello in modo da movimentare il fondo. Aggiungete man mano ancora nero al guazzetto e create delle zone in cui questa sfrangiatura sia maggiormente evidente. Riproponiamo gli assist leggerissimi lì dove ci sono, ovviamente. Un po' di bruno accanto ad ogni linea di assist, sempre, ricordatevelo. Ma un po' di scuro accanto al chiaro negli assist va sempre messo per enfatizzare proprio il chiaro. E a questo punto la mia luccia è finita. Per adesso poi dobbiamo dare sempre la campitura finale. Avete visto come un lavoro lungo di rimaneggiamento continuo. Io mi fermo qua, ma forse continuerò se il colore che man mano si asciuga tende a perdersi troppo, andrò a rimettere altro colore. Fatto questo, io adesso farò anche l'altra. Nostro percorso di oggi. Io non so cosa riusciate a vedere, ve le inclino verso di voi, ma come vedete le ali sono tutte complete. Naturalmente manca la lucentezza e manca il venir fuori dei neri, perché appunto non ho messo sopra il tuorlo. Adesso la completerò mano a mano tutta, e poi, siccome devo fare degli interventi di recupero sulle parti laterali, solo alla fine metterò il tuorlo, non si sa mai poi si depositasse un po' di gesso sulla tavoletta. Vi lascio alle foto di alcuni particolari, perché qua credo necessitino, perché non si vede molto bene, anche se io vi avvicino, guardate un pochino, per farvi notare meglio il piumaggio dell'ala destra. Ecco,
è dell'ala sinistra ancora. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Tanto movimentate, e invece basta osservare bene e mettere le sovrapposizioni giuste al punto giusto, e dopodiché particolareggiare con gli assist. Questo è il grande segreto dei particolari più minuziosi presenti sulle icone. Naturalmente gli assist dorati poi la faranno da padrone quando tratteremo proprio delle lumeggiature, degli assist di doratura, dei colpi di luce dati con l'oro zecchino. Intanto procediamo piano piano, vi ho fatto vedere come mettere le ali, vi ho fatto vedere come fare i piccoli assist, vi ho fatto vedere le sovrapposizioni tonali che ci accompagnano lungo tutto il percorso della scrittura delle icone. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile, e soprattutto spero che mi regaliate un pollice in su ed una condivisione. Vi ricordo che giorno 7 novembre vi aspetto tutti a Napoli alla Fiera della Creatività Creativa. Alle 17 ci sarà il grande incontro di Arte per Te, dove finalmente potrò abbracciarvi e darvi un volto. Non mancate, mi raccomando, vi aspetto a braccia aperte. Il link con tutti i riferimenti li trovate qua sotto nel box informazioni. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, su Arte per Te naturalmente, iscrivetevi se non siete iscritti al canale, ma iscrivetevi anche su Due Cuori Una K e su Ombretta, gli altri miei due canali, quello di cucina e quello di frivolezze, diciamo così. E poi vi aspetto sulla pagina Facebook di Arte per Te e sul mio profilo Instagram, dove potrete avere tutte le novità in versione